Bentornati ragazzi su Europa Universalis 4 con la nostra campagna con Milano. Siamo alla nostra terza parte e adesso vedremo come andranno le cose. Allora, prima cosa che io avrei in mente di fare è sbloccare questo achievement Build a Treasury. Adesso andiamo ad annettere Mantova. Prendiamo di stabilità di prestigio, non conviene. Quindi andiamo corruzione. Facciamo questa istituzione, cerchiamo la tecnologia, ferrara in rivolta, facciamo mantenimento del nostro esercito, e mandiamo il nostro contingente in prossimità dei ribelli. Ragazzi, ma un po' di tosse. Vinciamo la battaglia senza grosse problematiche contro i ribelli. Ora aspettiamo di raggiungere il 2000 Treasury. Chiudiamo le domande. I nostri clericali che cercano di... Vediamo nel frattempo come va nel nuovo mondo. Il tumore hanno strappato un bel po' di province ai veneziani. Ah, un nuovo rivale, giustamente Venezia. Alziamo il mantenimento dell'esercito. Attacchiamo gli altri ribelli. Speriamo di vincere questa battaglia. E la vinciamo.
perfetto. Nuova tecnologia, nuova tecnologia. Sarete al trono morto. Speriamo che è come era pronunciabile. Gli austriaci hanno attaccato. Ci hanno fatto un bel patatrac in Francia, stanno mettendo praticamente tutta la Francia. Perfetto, non abbiamo un nuovo erede al trono. La Francia ci chiede l'alleanza. Ottimo. Vediamo prestigio. Miglioriamo le relazioni. Passiamo al mantenimento dell'esercito. Va bene così. Perfetto, un punto di stabilità in più. Alleati col papato, noi siamo alleati con la Toscana o non più. Domani sono incommensurabili. Anche se Mosca, vediamo che molto presto diventerà Russia. Non ve
Venezia, anche l'altro, ma solo con Trento. Possiamo perdere tutti quei soldi. Abbiamo ancora un matrimonio reale, maledizione. Accettiamo, prendiamo 10 di prestigio. Su Verona e ci prendiamo anche Ravenna. Mettiamo il mantenimento del nostro esercito. Allora possiamo 16, siamo a 16, abbiamo 10, 4, direi 2 di cavalleria, 2 di artiglieria, di fanteria. Perfetto, possiamo cercare nuova tecnologia. Dichiariamo guerra senza indugio. Era un po' di tempo che aspettavamo questo momento, perché Mantova non voleva diventare il nostro vassallo, quindi l'unica opzione che abbiamo in mente è quella di riuscire ad annetterla militarmente. Era una provincia che ormai non aveva più senso di esistere. Thank you.
adesso niente, vediamo solo quanto va. Di soldi che può darsi. Facciamo subito ancora. Questo è il mantenimento del nostro esercito. Ci manca Genova, Roma e Firenze. Guadagniamo 10 di prestigio piuttosto. Per in quanto a forti siamo messi abbastanza bene, sul confine ne abbiamo ben 3, quindi siamo difficilmente... È ora di dichiarare guerra a Genova. Finalmente gli austriaci se ne sono liberati. E noi adesso gli facciamo vedere cosa valiamo. Abbiamo tecnologico smaggio 5%, una rivolta per adesso non ci voleva. Perfetto, siamo riusciti a vincere. Far rinascere affinché le nostre strutture vengano completate, perché ci vuole un po' di tempo. Non
non sentiamo nessun matrimonio reale con Saluzzo, non ci interessa. E ora di spostare il nostro esercito, aumentare il mantenimento dell'esercito al massimo. Dichiariamo guerra anche agli ostiacenti, una maledizione. Dichiariamo guerra. L'unica sarebbe questa. Abbiamo consiglio di reggenza. Manteniamo la nostra posizioni. Poi andranno in guerra sicuramente contro Provenza. Nel frattempo le nostre infrastrutture stanno migliorando. Nel frattempo Venezia, Genova, scusate, sta cadendo in rovina. Nuova ribellione, andiamo a sedarla immediatamente. Alleanza, non ci tengo. Neverland? Ah, perfetto. L'Olanda ha preso l'indipendenza degli austriaci. Questo è un ottimo momento per attaccare. Thank you.
dichiariamo guerra. E che fine ha fatto i nostri diplomatici? Richiamiamo quello. Donation of France with another weather requesting that you or someone in the Austrian Congress of Bourbons. Questa purtroppo mi dispiace, la manchiamo. La vinciamo! Grandissimo il nostro generale che riesce a massacrare completamente l'esercito nemico. Ci sono in guerra contro i veneziani, perfetto. Facciamo completamente piazza pulita. I veneziani. Quindi non accetto, no? Oh, assolutamente no. Ogni resistenza. La parte dei veneziani.
bene. Assediamo 30. Nel frattempo vediamo di riuscire, se riusciamo a tirare fuori dei giochi i genovesi. Purtroppo no, allora riprendiamo queste tre province, che non possiamo prendere queste tre province. Queste due province. No, non possiamo. Perfetto. Per Genova ci vuole ancora un po' di più di zelo. Va bene. Distruggiamo completamente l'esercito nemici. Accettiamo la squadra. Accettiamo anche questa pace. Per fortuna adesso non ha nessun claim su di noi. Ah, Smoke Star un canon, perfetto, Smoke Star un canon. Questo è il mantenimento dell'esercito. Molto bene. Siamo l'autonomia un po' ovunque.
Perfetto, non abbiamo più niente altro da fare. Abbiamo guadagnato due nuove province, cosa molto importante per noi. Conferrata la nostra provincia, che se ne vada dal Sacro Romano Impero. Siamo ingigantiti notevolmente, purtroppo l'Austria continua a prendere territori alla Francia, la ribellione olandese non è andata a buon fine, è finita abbastanza male, vediamo le religioni di Stato come vanno. Bene ragazzi, io interromperei qui questa nostra puntata, vi saluto, un bacione da NoGaming e alla prossima puntata.